Diamo inizio al triduo pasquale della passione, morte e della resurrezione del Signore, centro e cuore di tutto l'anno liturgico. Gesù va incontro alla morte per amore e ci offre due segni. Si fa pane, cibo per sostenerci nel cammino. Si fa servo che si inginocchia davanti ai discepoli e offre la sua vita senza trattenere nulla per sé. Questa Eucaristia esprime la nostra vocazione. Siamo consacrati all'amore fraterno. Il prolungamento della contemplazione di questi misteri avverrà poi al termine di questa liturgia, quando Gesù, Eucaristia, sarà portato solennemente al luogo della reposizione e noi saremo invitati ad adorarlo. Accogliamo stasera gli oli santi nuovi che il Vescovo ha benedetto nella messa crismale, commemorazione dell'istituzione del sacerdozio ministeriale. Negli oli vediamo il segno del Signore che consacra, guarisce e salva. Celebriamo con fede profonda e sincera i misteri della nostra salvezza.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, riconosciamoci peccatori per essere resi degni di celebrare la Santissima Eucaristia, in cui è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua. Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, pane vino della nostra salvezza, abbi pietà di noi. Cristo, Cristo, eleison. Cristo, Cristo, eleison. Signore, viatico della terra terrena e pegno della gloria futura, abbi pietà di noi. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Glory.
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, con vito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè ad Aronne, in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quando ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto. Maschio, nato nell'anno, potete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco, in quel modo lo mangerete. Con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione, lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Thank you.
per tutti i benefici che mi ha fatto. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questa ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In piedi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Scariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Iniziamo con questa solenne celebrazione il Triduo Pasquale. Si tratta di un'unica celebrazione in tre momenti. È una celebrazione che inizia questa sera, è iniziata con il segno della croce all'inizio di questa Eucaristia e terminerà in maniera solenne con la benedizione finale la notte di Pasqua, la notte di Sabato Santo, che è la celebrazione più importante dell'anno liturgico. In questi tre momenti ripercorreremo in realtà gli ultimi momenti terreni della vita di Gesù. Ma non lo vogliamo fare soltanto per ricordare le ultime cose che Lui ha fatto stando tra noi, in mezzo a noi, come uomo, oltre che come Dio. Lo vogliamo fare perché i gesti che Gesù compie negli ultimi momenti della sua vita terrena danno luce a tutta la nostra vita, danno luce a tutta la nostra storia, danno il significato profondo della nostra esistenza. E Giovanni questa cosa ce l'annuncia in maniera solenne
iniziando il brano del Vangelo che è stato appena proclamato. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Dove questa fine non significa che ha spicciato, come dite voi, di amarli, no, ha spicciato la pratica, ha finito. Non significa quello, significa li ama fino all'estremo, li ama in maniera che più non si può, li ama in maniera sublime. E l'amore che lui manifesta per i suoi, per tutti noi, per l'umanità intera, lui lo fa vedere, lo testimonia, lo mette in scena attraverso due segni che ci sono stati descritti in questa liturgia. Il primo ci è stato descritto nel brano della lettera ai Corinzi di Paolo, che è l'istituzione dell'Eucarestia, e il secondo è quello che ci viene descritto nel Vangelo di Giovanni, che adesso ripeteremo dopo l'omelia, è la lavanda dei piedi. Guardate, si tratta di due gesti che Gesù mette in scena, mette in atto, e che ci dice di dover ripetere. Fate questo in memoria di me. Se io ho fatto questo a voi, voi fate questo gli uni gli altri. Si tratta di gesti che lui ci lascia come gesti che noi dobbiamo mettere in atto, dobbiamo ripetere quotidianamente, costantemente. Dobbiamo non abbandonare mai all'interno della nostra vita, della nostra esistenza. Perché? Perché attraverso questi gesti si manifesta non solo l'amore di Dio per noi, ma si manifesta anche l'amore che noi dobbiamo saperci scambiare gli uni gli altri. Un amore che deve essere gratuito, un amore che deve essere dato a prescindere. Non so se avete fatto caso. Gesù a un certo punto, prima di compiere la lavanda, dice: voi siete puri, ma non tutti. Sapeva, dice Giovanni, infatti chi lo tradiva. C'è un traditore. Eppure Gesù lava i piedi anche a quel traditore. Non lava i piedi a chi merita di averli lavati, a chi è più bravo, a chi è più bello, a chi è più buono, li lava a tutti, perché l'amore di Dio è gratuito. Io non devo fare nulla per meritare l'amore di Dio, perché Dio mi ama a prescindere, perché sono suo figlio, e un padre degno di tale nome ama il figlio sempre e comunque, sta sempre e comunque dalla parte del figlio. Gesù in questa sera istituisce l'Eucarestia, che anticipa nel segno quello che celebreremo domani: il pane spezzato, il sangue versato, il corpo spezzato sulla croce, il sangue che si versa su quella croce e durante le ore della passione, sono il segno della donazione totale di Dio per ciascuno di noi, per il bene di ciascuno di noi. Ma compie un altro gesto, appunto, che è quello della lavanda dei piedi. Un gesto, guardate, che nasconde o sottende una grande umiltà. È il gesto che lo schiavo compie nei confronti del suo padrone,
è il gesto che tante volte il discepolo compie nei confronti del maestro, è il gesto che un figlio compie nei confronti del proprio genitore quando anziano non gliela fa a lavarsi i piedi, a tagliarsi le unghie dei piedi. Non so se vi è mai capitato di avere un genitore anziano. È quel gesto che dimostra l'affetto, l'amore, dimostra l'attenzione, la volontà di prendersi cura. È un gesto che lui come maestro compie nei confronti dei discepoli, si pone lui come discepolo dei suoi discepoli, si pone lui all'ultimo posto, si pone lui al punto più basso perché vuole tirare tutti con sé, vuole prendere tutti con sé e portarli con sé verso Dio. Lui che è il maestro, lui che è Dio, si fa uomo, si abbassa al nostro livello per abbracciarci e portarci verso l'amore del Padre. È un gesto che lui compie in cui vuole manifestare la profondità della relazione d'amore. Guardate, c'è un'altra eccezione, una sola eccezione, che si ritrova all'interno dei Vangeli, in cui si parla di questo gesto, dove a compiere il gesto non è né lo schiavo, né il discepolo nei confronti del maestro, e neppure il figlio nei confronti del genitore. È il gesto di una prostituta che entra da Gesù con del profumo, gli lava i piedi, glieli profuma e glieli asciuga con i capelli del suo capo. È l'unica volta in cui si trova quel gesto e Gesù sottolinea quel gesto davanti a quelli, ai suoi interlocutori, a quelli che è vicino, che si scandalizzano di quello che sta succedendo. Se lui fosse un profeta, se lui fosse Dio, saprebbe quale donna gli sta lavando i piedi. E Gesù dice: questa donna sta esprimendo tutto il suo amore, tutto il suo affetto, tutta la sua volontà di riscatto. Le sono perdonati i suoi peccati, i suoi tanti peccati, perché ha molto amato. È quello che il Signore cerca, è quello che Lui vuole, è quello che Lui ci dice di portare avanti, di perpetrare. Dice: sapete che cosa vi ho fatto? Io che sono il maestro, vi ho lavati i piedi, adesso voi dovete lavarveli gli uni gli altri. Non c'è amore senza la volontà di mettersi a servizio gli uni degli altri. Non c'è amore senza la volontà di perdonarsi gli uni gli altri. Non c'è amore sincero senza la volontà di farsi vicino a chi soffre, a chi non ce la fa a camminare con i suoi piedi, a chi non ce la fa ad andare avanti con le sue sole forze. Lui ci ha amati dando tutto se stesso, ci chiede con forza di amarlo profondamente, volendo il bene, cercando il bene, ognuno quello dell'altro. Chiediamo al Signore che ci aiuti a percorrere questo cammino che ci porta alla Pasqua di Resurrezione, davvero lasciandoci trasformare dall'amore di Dio che ci ha amato e
ha dato tutto se stesso per ognuno di noi. Dopo aver consumato la cena con i suoi, Gesù depone le vesti della sua gloria, si cinge col panno dell'umanità e si fa schiavo. Lava i piedi sporchi dei discepoli e li rende così capaci di accedere al convito divino al quale egli li invita. Dal foglietto prendiamo il canto, io vi do un grande esempio. Questo è l'amore più grande.
Fratelli e sorelle, nell'intimità del cenacolo Gesù si fa pane di vita e nella notte del tradimento consegna al mondo il sacramento della sua presenza. Il suo amore senza limiti ci commuove e ci interroga. Diciamo con fede: Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, il loro ministero sia un instancabile dono d'amore alla Chiesa. Sull'esempio di Cristo, servo obbediente fino alla morte, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per l'unità dei cristiani, il memoriale della Santa Cena richiami ai credenti l'accorata preghiera di Gesù per l'unità rivolta al Padre prima di lasciare questo mondo, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i responsabili delle nazioni, la forza dell'Eucaristia, sacramento dell'amore, li sostenga nel loro servizio al bene comune, alla giustizia e alla pace, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per le persone ignorate dalla società, dei profitti e dei consumi, per le persone sole e abbandonate, l'Eucaristia, sacramento della fraternità, nipiti le nostre conoscenze perché il dono ricevuto nel rito sia condiviso nella carità, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per la nostra comunità, la partecipazione al mistero eucaristico ci rivesta di umiltà e di bontà per un degno servizio a Dio e ai fratelli, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Accogli, Maestro e Signore, le nostre suppliche. La tua santa cena, sacramento dell'unità, ci renda un cuor solo e un'anima sola tra di noi e con te, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dal foglietto prendiamo il canto alla presentazione dei doni, dov'è la carità è vera. Thank you.
sempre in mezzo a noi, Cristo Signore. Dove la carità è vera e sincera, pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, poiché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne, a te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo.
Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode. Innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo soprattutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione, degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre suo onnipotente rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue sante mani e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa questo sacrificio, Padre, noi, i tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della Beata Passione,
della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di quest'altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sogno della pace, il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri Giovanni, Stefano, Mattia, Barnabo, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Pace, auguri, pace, auguri. Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, ti credo realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere mai che io mi separi da te. Amen.
preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Adesso noi prolunghiamo questa celebrazione con un momento di adorazione che terminerà intorno alle 9:30 con una breve processione per andare poi a deporre il Santissimo non nel sepolcro ma nell'altare della Reposizione, cioè Gesù risorto lì dentro, non c'è un morto. Quindi continuiamo adesso il nostro momento di preghiera con un momento di adorazione. Ci mettiamo in ginocchio. Dal foglietto prendiamo il canto «Canta o lingua il glorioso mistero». Adoriamo il mistero.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando fu l'ora, prese posto a tavolo e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E presi un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio». Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi». «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione». Con queste parole Gesù ha inaugurato la celebrazione del suo ultimo convito e della istituzione della Santa Eucaristia. Gesù è andato incontro a quell'ora desiderandola. Nel suo intimo ha atteso quel momento in cui avrebbe donato se stesso ai suoi sotto le specie del pane e del vino. Nel desiderio di Gesù possiamo riconoscere il desiderio di Dio stesso, il suo amore per gli uomini, per la sua creazione, un amore in attesa, l'amore che attende il momento dell'unione, l'amore che vuole attirare gli uomini a sé. Gesù ha desiderio di noi, ci attende. E noi abbiamo veramente desiderio di Lui? C'è dentro di noi la spinta ad incontrarlo? Bramiamo la sua vicinanza, il diventare una cosa sola con lui, di cui egli ci fa dono della Santa Eucaristia? Oppure siamo indifferenti, distratti, pieni di altro? Insieme. Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero nell'Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli, illumina la nostra mente perché crediamo di più. Riscalda il nostro cuore perché ti amiamo di più. La tua presenza mirabile e sublime ci attragga, ci afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una fede più viva.
Dal foglietto prendiamo il canto Anima Christi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. L'Apostolo ricorda ai cristiani che l'azione che essi compiono al cuore delle loro comunità, in particolare nel giorno del Signore, è un'azione che lui ha ricevuto direttamente dal Signore e che lui ha trasmesso a loro, cristiani di Corinto, annunciando la buona notizia del Vangelo. Paolo ha ricevuto un'azione, un gesto, delle parole che vengono dal Signore,
dal Signore stesso. L'Eucaristia non è qualcosa che la Chiesa si è data o che qualcuno ha normato. È semplicemente un'azione ricevuta dal Signore e che sempre deve essere trasmessa ai credenti in Lui nella pienezza del mistero che contiene. Ecco perché Paolo innanzitutto precisa: nella notte in cui Gesù fu tradito, consegnato. Dunque, nella notte del tradimento, nella notte del non riconoscimento, nella notte dell'abbandono da parte di tutti i discepoli. Se c'è un'ora di negazione dei legami nella comunità del Signore, è proprio quella. E proprio in quella situazione Gesù consegna il gesto e le parole eucaristiche. Questo è già un messaggio di per sé. La notte in cui fu tradito è significativamente la Chiesa nella liturgia occidentale ce lo fa ripetere in tutte le preghiere eucaristiche. La notte in cui fu tradito, e si potrebbe dire la notte in cui fu abbandonato, la notte in cui fu rinnegato da Pietro. La tavola eucaristica di Gesù non è definita dall'essere giusti o ingiusti. Non ce n'erano quella sera, a quel pasto eucaristico, di persone degne. Ma Gesù, proprio in quel contesto, ha dato il pane dicendo: «È il mio corpo per voi». Mangiando di questo pane, nutrendosi tutti dello stesso cibo, si vive la stessa vita che è la vita di Gesù, quella di cui il suo corpo era la manifestazione più reale possibile. Tutto questo fino a essere un solo corpo, il corpo di Cristo, il corpo di cui Cristo è il capo e di cui noi siamo le membra, indegni ma membra. Insieme. Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi. Tu, la via, la verità e la vita. Tu, che solo hai parole di vita eterna. Tu, l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu, l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu, l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Thank you.
sanctis tuis laudem te, per infinita saecula, saeculorum, amen. Anima Christi sancti, dal Vangelo secondo Matteo. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Se siamo uniti, Gesù è fra noi. E questo vale. Vale di più di ogni altro tesoro che può possedere il nostro cuore. Più della madre, del padre, dei fratelli, dei figli. Vale di più della casa, del lavoro, della proprietà, più delle opere d'arte di una grande città come Roma, più degli affari nostri, più della natura che ci circonda con i fiori, i prati, il mare, le stelle, più della nostra anima. E Lui, che ispirando sui Suoi santi con le Sue eterne verità, fece epoca in ogni epoca. Anche questa è l'ora sua, non tanto d'un santo, ma di lui fra noi, di lui vivente in noi, edificanti in unità d'amore il corpo mistico suo. Ma occorre dilatare il Cristo, accrescerlo in altre membra, farsi come Lui portatore di fuoco, far uno di tutti e in tutti l'uno. E allora viviamo la vita che Egli ci dà, attimo per attimo, nella carità. E comandamento base, l'amore fraterno, per cui tutto vale ciò che espressione di sincera fraterna carità. Nulla vale di ciò che facciamo
se in esso non vi è il sentimento d'amore per i fratelli, che Dio è Padre e ha nel cuore sempre e solo i figli. Insieme. Signore Gesù, che hai pregato il Padre invocando per i tuoi discepoli che siano una cosa sola, guarda questa comunità. Donaci la grazia di comprendere il valore dell'unità tra noi. Infondici la forza per affrontare e vincere gli ostacoli della comunione. Regalaci il gusto di condividere i nostri cammini di fede, le nostre esperienze di preghiera, le nostre iniziative e attività, i nostri pensieri, le nostre speranze, i momenti tristi e quelli allegri. Solo così ci renderemo credibili e potremo coerentemente annunciare al mondo il valore inestimabile dell'intimità con te. Amen. Lo so che è tardi, siamo stanchi, ci piglia il sonno, siamo in buona compagnia però, perché pure i discepoli nell'orto degli olivi fanno fatica a mantenere gli occhi aperti, dormono in una sera drammatica. Nella sera ci è stato appena ricordato del tradimento. Lasciatemi però dire qualche parola su quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. C'è un'espressione che abbiamo sentito nella prima parte di questo momento di preghiera, in cui si ricorda un'espressione del Vangelo di Luca, cui Gesù dice: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione». Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua. Cioè, in italiano si direbbe: avrei desiderato mangiare a Pasqua, non mangiare Pasqua. Cos'è questa Pasqua che lui desidera mangiare? Pasqua è anche l'agnello, il pezzo forte della cena che si faceva. Ho desiderato mangiare questa Pasqua, questo agnello. Perché questo agnello è un agnello particolare. Ce l'ha raccontato la prima lettura stasera dell'Eucarestia che abbiamo celebrato. È l'agnello che gli ebrei mangiano la sera che fuggono dall'Egitto. Lo mangiano in fretta. Ma è un agnello particolare. È un agnello del quale non si deve spezzare nessun osso, dice il libro dell'Esodo, l'abbiamo ascoltato prima, che se una famiglia non riesce a mangiarselo tutto quell'agnello, è bene che si unisca con un'altra famiglia, con altre persone, ma l'importante è che lo si mangi insieme. Perché? Perché quell'agnello è l'agnello della comunione. Gesù vuole mangiare ardentemente questa Pasqua perché vuole
lasciare un segno pieno, profondo, perfetto di comunione. Ascolteremo domani nel Vangelo di Giovanni che mentre andranno i soldati a spezzare le ossa del primo e del terzo che vengono crocifissi con Gesù, non spezzeranno le ossa di Gesù. L'agnello a cui non sarà spezzato un osso è quello lì che sta sulla croce. Quello è l'agnello della comunione. È lui il segno profondo della comunione d'amore che Dio vuole creare con noi, perché noi siamo in comunione profonda gli uni con gli altri e con lui. Ho desiderato ardentemente vivere questo momento di comunione, perché voi questo momento di comunione lo possiate perpetrare nella vostra esistenza. La seconda espressione che abbiamo ascoltato in questo momento di preghiera ci dice che questa notte è la notte del tradimento, è la notte dell'abbandono. Nella notte in cui fu tradito, l'ascoltiamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, questa espressione, fu tradito. Chi è il soggetto di questo tradimento? Guardate, c'è un comandamento, uno dei più importanti, che dice non nominare il nome di Dio in vano. E per non nominare il nome di Dio in vano, gli ebrei non lo nominano affatto. E per non nominarlo ci sono due modi. O cambi il nome di Dio, e infatti invece di dire Yahweh, che è il nome di Dio, dicono Adonai, Signore, Adonai Elohim, Signore Dio, usano un nome generico, oppure basta cambiare la frase attiva in passiva. Invece di dire Dio tradisce il suo figlio, adesso sembra una bestemmia, ma mo vi spiego che non lo è, per non nominare Dio si dice che Gesù fu tradito e si evita di nominare il soggetto. Ma chi è che lo tradisce? Tradire significa consegnare. Chi è che consegna Gesù? È il Padre che ce lo consegna. È Lui che ce lo consegna nelle nostre mani. Nella notte in cui fu tradito, nella notte in cui Lui fu consegnato a noi, l'amore di Dio arriva a consegnare nelle nostre mani il Suo Figlio. Ciò significa che noi abbiamo una grande responsabilità, il Signore nelle nostre mani, e noi possiamo decidere che cosa fare di questo Signore, che cosa farci con questo Signore. Possiamo decidere di ignorarlo, possiamo deciderlo di mettere in croce, possiamo decidere di accoglierlo, possiamo decidere di farlo diventare il faro, la luce della nostra vita. A noi spetta il compito di decidere che cosa fare. Certo è che per accorgerci, e qui arrivo alla terza parte, termino, per accorgerci che Dio è presente nella nostra vita, che il Signore Gesù si è consegnato nelle nostre mani, che il Padre ce l'ha consegnato, bisogna che impariamo a vivere nella comunione gli uni con gli altri. La cosa più difficile, dove due o tre sono riuniti, l'abbiamo ascoltato adesso, io sono in mezzo a voi. Facciamo tutta sta fatica a tenerlo presente lì nella piside, vorremmo lo stensorio, stasera è vietato utilizzarlo, ce l'abbiamo nel tabernacolo, ma quanti di noi si accorgono davvero della sua presenza? Non ci accorgiamo della sua presenza perché a lui non piace gridare, non piace fare gli show.
è presente in mezzo a noi e noi tante volte non ce ne accorgiamo perché i nostri occhi non sono in grado di vederlo. Non sono in grado di vederlo perché non solo è necessaria la fede per vedere il Signore risorto, ma è necessaria la carità, è necessario l'amore. Dirà Paolo, tre sono le cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. E lì noi Corinzi, prima Corinzi 13. Ma la più grande è la carità, perché la carità non avrà fine. Senza la carità non siamo nulla. Senza la carità siamo vuoti. Senza la carità non saremo mai in grado di cogliere il Signore presente all'interno delle nostre vite. Ci alziamo in piedi. Che ci hai radunati attorno alla mensa del tuo corpo e del tuo sangue, fa che non ci fermiamo al rito celebrato nelle assemblee liturgiche, ma varchiamo la soglia delle nostre chiese, spinti dalla tua stessa passione per gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu che ci hai costituiti una cosa sola con te, fa che usciamo dall'Eucaristia trasfigurati nella mente e nel cuore, per essere testimoni del tuo amore che sa donarsi nel servizio generoso ai fratelli, nella solidarietà concreta ai poveri, nella carità verso tutti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Tu che nutri con il sacramento dell'unità la nostra Chiesa locale, guidata dal Vescovo Luigi, dai presbiteri e i diaconi, e tutte le chiese, fa che camminiamo per le strade della nostra città e delle nostre case con il coraggio dei profeti che annunciano la liberazione degli uomini da ogni forma di schiavitù e di oppressione, di solitudine e di emarginazione. Preghiamo. Tu, che come buon samaritano ti sei prodigato per l'umanità ferita, fa che i malati, gli anziani, coloro che sono impediti dal partecipare all'Eucarestia, siano al centro dell'attenzione e della cura delle nostre comunità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. E adesso terminiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ci vogliamo tenere per mano, chiedendo al Signore che faccia di noi un'unica famiglia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Adesso in processione procederemo prima noi, ci recheremo in cappellina dove deporremo il Santissimo. La cappellina poi rimarrà aperta fino alla mezzanotte per la preghiera individuale. Dal foglietto prendiamo il canto Dono di Grazia. Purissimo d'amore.
Thank you.
annuncerei.